Il nono trofeo Maxicar Città di Civitanova Marche ha evidenziato la volontà di fare atletica nella città riverasca di tutti i dirigenti della società, con il presidente Sergio Bambozzi e l'infaticabile Domenico Malaccari, malgrado la temperatura torrida. Un meeting con modeste risorse, quindi i cacciatori di rimborsi sono tenuti lontani. Malgrado ciò non sono mancati risultati interessanti, come il 10,98 dello sprinter locale Julius Chiambad, tra Club Civitanova, nonostante il vento contrario di 1,5 metri al secondo. Negli 800, ancora un bel successo di Leonardo Zucchini, sempre tra Club, in 1,54,97 su Massimiliano Strappato, esercito giovane. Sempre per il settore assoluto, buon 5.000 con il record personale di Giovanni Moretti, Atletica Potenza Picena, in 15,11,72, che si migliora di circa 12 secondi. Risultato da incorniciare quello del lanciatore Lorenzo Del Gatto al primo anno di categoria allievi, con 17,58 si porta al secondo posto nella graduatoria italiana nel peso, con altri due lanci molto vicini al personale che confermano un buono stato di forma. Applausi anche per la gara dei 1000 delle cadette con le due migliori atlete italiane. Vittoria di Eleonora Bandi con il consueto allungo ai 200 finali, ma grande merito anche di Elisa Copponi che tira senza paura 800 metri di gara. I tempi di 1,54,60 e 1,57,99 parlano da soli. Questi i risultati più interessanti, ma come prologo sono scesi in pista tanti giovanissimi della categoria esordienti, con le tribune piene di genitori, forse più emozionati dei mini atleti.